E io ho fatto. Posso suonarti il cerume? Che schifo! Mesdames et messieurs, le jingle! Un saluto illogico a tutto il giardino. Benvenuti o bentornati su Illogical Garden. Oggi abbiamo deciso di cimentarci in un'altra delle nostre doti artistiche. Dato che il ritratto è andato alla grande, era perfetto, passiamo a un livello superiore e ci dedichiamo al fimo. Io ho una domanda. Ma tu hai mai usato il fimo? Certo! Io non ho mai usato il fimo. Io non sapevo neanche che il fimo si cuocesse. Abbiamo inventato noi questa situazione, non credo che qualche altro individuo malato di mente abbia creato una cosa del genere. Abbiamo deciso di acquistare su Amazon un kit con tantissimi colori di fimo. Non abbiamo idea di quale sia la qualità del prodotto, ma era un kit base. Abbiamo fatto 10 bigliettini con soggetti dai semplicissimi ai difficili. La Gea ha fatto questi e io ho fatto quelli lì che userà lei per 4 manche più una manche finale. Pescheremo il bigliettino e pescheremo 5 colori da questa borsa, ovviamente senza guardare, in cui ci sono tutti questi pacchettini di fimo. E quindi i colori saranno a caso, potrebbe essere che ci esca, che ne so, un elefante con il verde. Abbiamo deciso di utilizzare 4 minuti per ogni manche in modo tale da metterci fretta e fare le cose ancora peggio. Esatto. Prima manche, peschiamo. È già difficile aprire la scatola. Sì, infatti. Queste scatole vengono riutilizzate in continuazione per cose disparate. Sul mio biglietto c'è scritto Ilaria. Sul mio c'è scritto ratto. Devo fare un autoritratto. Esatto. 5 colori. Non trovavo la borsa. Io come faccio a fare me stesso senza l'arancione? Io spero almeno di pescare un bianco o un grigio. Bellissimi. Tutti bianchi e grigi. Perché tu hai il rosso e io no? Via. Non so neanche come si usa il fimo. È tipo pongo, sì. In realtà non sapevo neanche se si mischiassero i colori. Cioè l'ho fatto proprio così a sentimento. È un bellissimo rattino. Potevi farlo anche un po' più grande. No, ma come faccio a farlo? Vabbè, mi faccio sdraiata. Perlomeno si è contraddistinta dal suo non sapersi vestire. Quindi ha abbinato un bellissimo pantalone rosa a una maglietta azzurra che non sta bene manco. Oddio, 9 secondi, le braccia. Ok, ce l'ho fatta. Ok, questo è il mio risultato. E questo è il mio meraviglioso topino. Vabbè, guardate nei dettagli quanto è bello. Andiamo con la seconda sfida. Oh Gesù, vabbè, mio santo cielo. Il giardino. La Euge. O meglio, mia madre. Che potete vedere nel video che vi linkiamo qui con una scheda allo zoom. Colore Euge. Ne ho presi 2 uguali! Cui... Sì! Ho del verdino! Ho del verde! Non utilizzerò altro, ma va bene. No. Via alla sfida! Non mi si stacca dalle mani, aiuto! Sembra uno spaventapasseri e le farò un bellissimo vestitino mio verde. Che carina, sembra una donna hawaiana. Eccola. Ok, abbiamo finito. Timer. Allora, vorrei specificare che la mia è una composizione, quindi ho dovuto farla sul foglietto, quindi le cose ovviamente non stanno in piedi. Quindi questo è il giardino, ho fatto degli alberi, la gabbia dei ratti, delle foglie con dei fiori dentro e un piccolo cespuglio. Perché hai fatto trilli? La mia è una versione della Euge hawaiana che balla la hula. La hula! E la hula, potrei anche fare il balletto. Al via la terza manche. Voglio dire, non ci sarà nulla di più assurdo della Euge, mi auguro. Ma conoscendo l'Ilaria. Vado? Vai. Una zucca. Una macchina fotografica. Beh, la macchina fotografica potrebbe esserci di tutti i colori.
Tranne questi. Uno, due. Oh, c'ho una ragione. C'ho anche il verde per il picciuolo. Ma io non ci credo. E posso fare anche le venature verdi scure. Verrà una zucca bellissima. Partiamo. Ho fatto una meravigliosa zucca. Stai usando il coltello come asse per tagliarci la roba? Perché si appiccica. Ok, io ho finito. Io anche. Ho fatto una meravigliosa zucca. Guardate quanto è carina. Con io tutti i suoi dettagli. Fotografica. Oh. È il momento della quarta manche. Tu lo so che stai sperando che mi esca un qualcosa che hai messo dentro. Oh sì, io è esattamente sì. Quello. Io ho una macchina. E io ho un Johnny Depp. Che non mi ricordo manco la faccia. Fa quasi. Niente. Lo farò come nei Pirati dei Caraibi. Bello. Beh, il rosa della faccia, il marrone dello sporco. E il castano dei capelli. Siamo pronte? Andiamo via! Ma Johnny Depp ha gli occhi blu? Non credo, ma non credo sia il tuo problema. Che occhi grandi che hai, Johnny Depp! È per vederti meglio! Il mio sembra anche il vero Johnny Depp, con gli occhiali da sole. Lui riporta gli occhiali da sole. Io tutti i giorni quando vado a fare la spesa vedo Johnny Depp con gli occhiali da sole. È finito il tempo. E io ci sono. Guardate il mio Johnny Depp in versione... È morto Johnny Depp! Però. Io non so come sia possibile, ma ci somiglia davvero. Vi farò vedere il mio Johnny Depp. Guardate quanto è figo. Ecco, vedi che cadono oggi. Io invece vi farò vedere la mia auto. La mia auto dei sogni, che ha anche le gomme. Guardate i fanali. Bene, e siamo giunte finalmente alla manche finale. Spero di beccare un'altra zucca, così sarò bravissima. Oh Gesù mio. Un topo. Un ananas. Ricordiamo che nessuno delle due sapeva cosa ha scritto. Ma no, certo, io le ho scritte a lei e lei a me. Speriamo di beccare un verde e non 25 colori. Via. Andiamo! Tempo! Ma sembra veramente una banana la mia. Mi è uscita una banana perfetta, ma il problema è che non devo fare una banana. Ok, finito il tempo e abbiamo realizzato i nostri disegni. Perché il tuo topo è uscito bene? Non lo so, ero molto ispirata. Diciamo che i colori ti aiutavano. Sì, questo è il mio topo. Con anche il formaggio? Sì, gli ho fatto il formaggio perché avevo del giallo. E questo è il mio ananas, che è già pelato e pronto alla consumazione. Io a questo punto vorrei leggere gli altri bigliettini. Cosa io anche. Una casa, un tucano, YouTube, Jessica, cane. Un Tonio Cartonio, tre piselli e bacello. Perché temevo che scrivendo piselli avresti fatto due palline verdi. Un axolot, che per chi non lo sa è una salamandra d'acquario. Comunque vi lasciamo una foto. Un pomodoro e Doraemon. Beh, direi che comunque potevamo far di peggio. Di meglio non credo che ci saremmo riuscite, no. Ma di peggio io sono soddisfatta dei miei lavori. Guarda la Euge. Abbiamo deciso di far cuocere questi aggeggini e utilizzarli per decorare il giardino. Ovviamente verranno messi in un angolo remoto della torre più alta, che non si vedrà. Esatto, però insomma ci saranno. Beh, a questo punto io lascerei decidere a voi chi ha vinto delle due. Noi non sappiamo veramente come giudicare questa situazione. Se il video vi è piaciuto, lasciateci un mi piace, un commento con il vostro voto alla vincitrice e una condivisione non fa mai male. Grazie per aver seguito il video e arrivederci dal giardino. È tutto. Al prossimo video. Ciao. Ciao.